Abbiamo prodotto, mi pare, abbiamo detto i numeri, 750 film e 420 film documentari, quindi sono 890 registi, questo per rispondere alla prima cosa. La seconda, i criteri sono, è chiaro che diciamo alla fine c'è un minimo di discrezionalità, c'è, però vi assicuro che noi abbiamo fatto tutto il possibile per rendere una scelta che è editoriale il più oggettiva possibile, tanto che ci sono una serie di step di valutazione che sono assolutamente oggettivi. È chiaro che poi i film sono, ogni film è un prototipo, ogni film è diverso dall'altro. Di questi 890 registi, credo che più di 400 siano opere, 450 siano opere prime e seconde, quindi evidentemente questi registi non hanno vinto Oscar, non hanno vinto nulla, quindi in qualche modo li abbiamo insieme ai produttori, perché è il produttore che ci propone, attenzione, non siamo noi ad andare alla ricerca dei registi, è il produttore che ci propone una storia e una regia. E quindi evidentemente abbiamo valutato che molti di questi potessero essere, pur non avendo uno score, pur non avendo avuto premio o niente, dovessero avere la possibilità. Chiaramente quando si fanno le opere prime è un rischio, ci sono molti film che vengono bene, molti film che magari non vengono, non tutti hanno un talento. Il problema della provenienza, per quanto mi riguarda, non è un criterio, nel senso il regista può venire dal centro sociale, non c'è un criterio di provenienza, né politica, né da dove viene, né di territorio, assolutamente. Semplicemente cerchiamo di valutare con la massima onestà intellettuale la storia, prima di tutto, e poi le capacità del regista. Sicuramente possiamo anche sbagliarci, perché nessuno, purtroppo non è una scienza esatta, non è matematica. Non mi sembra, nella storia, almeno da quando dirigo io la società, dal 2010, che abbiamo perso dei film che poi invece sono diventati capolavori e ci siamo sbagliati. Può essere capitato, ma non mi ricordo. Però non c'è nessuna preclusione per nessuno. Il problema è che, e questo purtroppo è oggettivo, che la tempistica della scelta, la tempistica della votazione è molto lunga e le risposte arrivano con molto tempo, con molto ritardo rispetto a quando magari può pensare uno di avere una risposta. Perché questo? Te lo spiego, così forse è un punto che può essere utile. Perché se noi ci arrivano i progetti, 5 oggi, 10 domani, 20 dopodomani e così via per tutto l'anno, se noi dovessimo rispondere subito, anzi a volte ci arrivano dei soggetti, dei trattamenti, nemmeno delle idee, nemmeno delle sceneggiature. Se noi dovessimo rispondere uno a uno, dovremmo rispondere a tutti no, subito. Invece ci prendiamo del tempo per poter valutare quel progetto messo all'insieme di tutto quello che ci arriva, naturalmente. E quindi è chiaro che ci vuole tempo e a volte qualcuno si lamenta perché magari le nostre risposte arrivano molto tardi. Ma se lei mi manda un soggetto a dicembre e a gennaio e noi il piano lo facciamo tra novembre e dicembre dopo, quindi banalmente noi non diamo l'ok fino a che quel film rientra in un nostro piano di produzione, quindi purtroppo passano molti mesi. Questo è un problema, capisco, per chi deve aspettare una risposta, però non abbiamo un'altra possibilità, se no dovremmo dire subito no a priori, cosa forse sbagliata. Non so se sono stato chiaro.